delle sottoperazioni del sottoperimo al mondo di Massimo. Allora, c'è Vignante, siete Petrone, mai di trovare un punto di incontro che al di là delle decisioni da prendere ci sia il dialogo vero e proprio. E mi riferisco adesso a rispondere te che la prossima. Almeno voi sapete che io ho sempre parlato di dialogo, di ricezione e di trasmissione, che secondo me sono delle cose importanti nella vita, non soltanto in politica. Quello che manca a noi, ma forse nella legislatura precedente prima c'era, oggi non la trovo, non la vedo, anche perché non abbiamo ancora socializzato, ecco, con l'opposizione, con la maggioranza, ma come persone fisiche, né come consiglieri, né come cittadini, come persone vere, come persone umane. Fatto questa premessa, io voglio dire che nel dialogo noi abbiamo chiesto tante volte il dialogo, però tante volte ci è stato negato. Poi dal primo incontro che abbiamo fatto, dove cercavamo di rinviare il Consiglio Comunale in una riunione dei capigruppi, ci viene detto no, noi ormai abbiamo deciso che un giorno o due, il giorno dovreste e non si va avanti. Dove io chiedo come consiglio, come capogruppo di dire guarda, non facciamo il giorno 16 una riunione perché per motivi personali non ci sono, cerchiamo di anticiparla o posticiparla. E viene ancora detto no, perché poi il giorno 16 è stata fatta questa riunione. Inoltre poi nell'ultima commissione dei capigruppi, dove io non avevo ricevuto la notifica e quindi non ero a corrente di questa riunione, leggo con gli altri che mi sono arrivati che la Varignani, ma come altre persone, chiedevano lo slittamento di questo ragionamento che erano proprio legate alle commissioni di una settimana. Ma lo stesso Cortese che ha fatto l'intervento, anzi gli devo dare del bravo perché veramente stai migliorando giorno per giorno politicamente, complimenti. Alla fine di venire in incontro alla richiesta della minoranza, dice Cortese, comunica che si può anche attendere un'altra settimana, a condizione però che le proposte che saranno presentate si basino sul diritto dei consiglieri a partecipare alle commissioni e non già dai gruppi consigliati. Questa è una cosa, una dichiarazione che ha fatto il consigliere Cortese. Ma il presidente Laiz ci risponde, l'orientamento della maggioranza è quello, il punto, abbiamo creato un passaggio drammatico, cioè non rendiamo conto di quello che voi ci potete consigliare. Con lui a destra così e basta, se non lo dire te, se non lo viene, passa una volta e prima. Sta scritto qua, non l'ho detto io. Quindi allora l'orientamento della maggioranza è quello di portare la proposta all'attenzione del Consiglio Comunale, in seduta prevista per il giorno 22 e il giorno 27 settembre. La data definitiva potrà stabilire dove essersi consultato con il sindaco. Quindi a me mi sembra che da parte nostra ci siano state tutte le richieste fatte, ponderate educatamente, liberamente, proprio per creare quello che era un rapporto di divisibilità tra di noi, perché se noi litighiamo stiamo litigando con la città, che poi ognuno di noi ha una rappresentanza cittadina. È proprio su questo che io di base dico, al di là degli articoli, al di là di tutte quelle cose che sono state dette, l'articolo 23, l'articolo 8, di più ne abbiamo, chi è più bravo, sfidiamo i ragazzi, parliamo di altre cose che forse a me non appartengono.
Io dico una cosa che secondo me è importante per voi, non lo so, io dico che se io rappresento un gruppo di persone che mi ha votato, quindi io sono stato eletto, ma io e tutti quanti siamo stati eletti, non siamo stati nominati dal sindaco, quindi hanno già eletto la città, avendo avuto questa espressione, io dico, se io rappresento la città e faccio l'opposizione, devo avere la possibilità di vigilare e controllare su tutti gli atti amministrativi della città. Se nelle commissioni, e noi facciamo, voi sapete che le commissioni sono il cuore dell'amministrazione comunale, dove ti permettono poi di far durare il consiglio comunale pochissimo tempo e non 4-5 ore per volta, dove ognuno di voi veramente ha dei propri problemi da fare. Quindi dico, se con questo ore o la meno di terra che quattro citate ci togliete la possibilità di poter avere la conoscenza delle cose, ci mettete in condizione di noi non potremmo espletare veramente il lavoro per cui siamo stati detti e per quello che ci siamo detti ai nostri elettori. Quindi il mio invito a voi, ma maggiormente non soltanto ai consiglieri nuovi eletti, ma anche a quelli della legislatura precedente, perché è vero che noi abbiamo approvato prima noi il regolamento che adesso ha portato più, cioè prima battuta. Ma io non parlo di lui, secondo me è vero che l'abbiamo votato per lui, però ce ne siamo anche accorti che nel camminare, nel lavorare con quel tipo di regolamento non abbiamo fatto altro che peggiorare la nostra immagine politica e non fare niente a livello cittadino. Quindi ci ha portati veramente, anzi addirittura per questo motivo, il nostro sindaco oggi, all'epoca era presidente del consiglio, se ne è andato a casa. È stata la goccia che ha fatto veramente traboccare il vaso, perché lui era convinto di andare avanti per quel tipo di commissione, dove noi ce ne vanno per avanti e dire guarda, per lui non è così. Noi dobbiamo dare la possibilità a tutti quanti di partecipare in tutte le commissioni. È chiaro, se tu sei soltanto un consigliere comunale, sei da tutte le commissioni. Se siamo sei consiglieri comunali, verranno messi uno per ogni commissione. Quindi vi ringrazio di questo appello che vi ho fatto. Vi vedete conto che attualmente stiamo ancora a 100 giorni, ma non abbiamo fatto niente. Io non parlo direttamente a voi, non avete. Non abbiamo fatto niente perché non c'è dialogo. Cerchiamo di trovare il dialogo. Grazie.